Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova serie, La Carriera Giramondo. Voglio ragazzi, per iniziare, il vostro massimo supporto, voglio almeno 200 mi piace per questa serie, mi raccomando lasciate tanti pollicioni e adesso vi vado subito a spiegare questa serie che voglio che spacchi YouTube Italia. Non è una serie copiata da americani o cose così riportate in Italia, è una serie che ho inventato io, che voglio che sia mia, infatti voglio portarla anche su FIFA 18. In cosa consiste questa serie ragazzi? Sarò molto breve per non annoiarvi. Allora, ogni anno dobbiamo cambiare una squadra, però attenzione, si farà 2 episodi per ogni squadra, quindi per ogni carriera allenatore. Si inizia col mercato estivo e poi si va al mercato di gennaio. In questo lasso di tempo, ragazzi, bisogna andare a vedere gli obiettivi e in questo caso vi faccio vedere quelli della Roma. Ho scelto la Roma come prima squadra, ma potremmo anche prendere una squadra di Serie B. Ora vi spiego un po' meglio. Questo nel primo episodio devo spiegarvi un po' le cose, se no non si capisce nulla, ma non è difficile. Allora, si vedranno quindi, come detto, gli obiettivi. In questo caso la Roma ingaggia un giocatore in prima squadra nella stessa stagione in cui è stato seguito e poi schierano per 5 partite, ok, quindi dobbiamo fare la primavera. Poi ingaggia almeno 2 giocatori con meno di 20 anni con un potenziale superiore alla valutazione media dei giocatori attualmente in quel ruolo. Questo è un po' più difficile. Fama del brand, guadagna 90 milioni dalla vendita delle magliette, quindi dobbiamo, diciamo, comprare un buon giocatore per vendere le magliette. Poi finanzia, aumenta il valore del tuo club del 15% entro 2 stagioni. Questo qui ragazzi è un obiettivo che non andiamo a fare per le regole che vi dico, perché quelli oltre un anno non possiamo farli, quelli oltre una stagione, perché non avremmo tempo, perché vi ho detto che ogni anno si cambia la squadra, ma vi spiego perché. Successo in patria, Coppa Italiana, raggiunge i semifinali, qualificati per la Champions Cup, e poi, vabbè, questo qui 2 stagioni non lo contiamo, e Champions Cup raggiunge i quarti di finale, perché siamo in Champions League. Quindi ragazzi, vi spiego un po' come funziona. La regola fondamentale di questa serie è che noi dobbiamo cercare di dobbiamo simulare le partite fino a gennaio e vedere dove siamo arrivati, poi fino a giugno e vedere ancora una volta dove siamo arrivati facendo i 2 mercati estivi e di gennaio. Ma la cosa fondamentale è che dobbiamo raggiungere tutti gli obiettivi che ci dà FIFA in questa squadra. Se ne sbagliamo solamente uno, escluso quello lì da 2 stagioni, se ne sbagliamo solamente uno, la prossima stagione dobbiamo cambiare squadra e trovarcene un'altra, ma nella stessa carriera, cioè al secondo anno di questa carriera. Se invece dovessimo centrare tutti quanti gli obiettivi, quelli in una stagione, possiamo iniziare una nuova carriera con una nostra nuova squadra a scelta. Ovviamente le squadre le scelgo sempre io, questo è logico. Ma ragazzi, è difficilissimo. Poi vabbè, facendo un po' tutta la carriera, creando un po' questa serie, andando avanti, capirete meglio. Ma penso che è chiaro. Se non avete capito qualcosa potete scrivermi nei commenti e io ovviamente vi darò delle delucidazioni. Quindi ragazzi, direi di entrare nel vivo della carriera. Una carriera a tutti gli effetti, però ogni anno bisogna cambiare squadra e cercare di raggiungere gli obiettivi simulando. Però cosa fondamentale, per questo voglio riassumere un po' tutti in questa serie: se dovessimo arrivare, che ne so, in finale di Champions, in finale di Coppa Italia, a giocarci lo scudetto all'ultima giornata e via dicendo, in quel caso si giocano le partite, quindi giocherò proprio io. Le altre si simulano. Questa è una serie che vorrei portare anche su FIFA 18 e spero il vostro massimo supporto sia dato. Ovviamente ragazzi, un bel mi piace e un'iscrizione al canale, mi raccomando. Entriamo subito quindi nella carriera. Gli episodi cercherò di non farli durare proprio tantissimo, ma dipende un po' dalla situazione. Questa è la squadra che ho voluto creare ragazzi, con Szczęsny in porta, Perez, Fazio, Manolas e Florenzi adattato a sinistra. Un centrocampo di qualità e sostanza con De Rossi, Nainggolan e Strootman. Abbiamo anche Paredes come possibile sostituto. E poi in attacco comunque qualità e quantità con Salah, Dzeko ed El Shaarawy. Vedendo un po' la rosa, io direi di andare a migliorare sicuramente un difensore centrale che ci serve e poi volendo un'ala d'attacco. Magari poi a centrocampo ci regoliamo. Come detto ragazzi, gli obiettivi con la Roma sono soprattutto rivolti ai giovani, quindi dobbiamo assumere degli osservatori e comunque prendere osservatori
decenti, quindi prendiamo questo Riccardo Greco, anche se spendiamo 3 milioni ragazzi, ma sono fondamentali, ne prenderei 2, 3 magari no, ma 2 assolutamente, mettiamo anche questo qui e li mandiamo a seguire i giocatori perché ci servono assolutamente. Questo qui è italiano e lo mandiamo in Italia ragazzi, però faccio un 3 mesi, tipo metto generale perché abbiamo bisogno comunque di avere giocatori e non ruoli particolari, se no non li trovo più e non riesco poi a centrare gli obiettivi. Questo qui è belga e lo mandiamo appunto in Belgio, quindi in teoria ci dovrebbe essere più probabilità di trovare i giocatori. Arriva ragazzi un'offerta per Diego Perotti, 18 milioni dal Tottenham. Sinceramente non lo vendo ragazzi, lo rifiuto perché comunque ho bisogno di un giocatore come Perotti sulle ali e mi può fare anche il falso 9 all'occorrenza, sicuramente un giocatore che va tenuto nella nostra Roma. Come ala ragazzi vorrei trattare Nicolai Müller dell'Hamburgo, secondo me è un ottimo giocatore, ok ha 28 anni ma sapete che in questa carriera ci servono giocatori già un po' più pronti, vorrei provare a trattare lui, vediamo se riesco a portarmelo a casa. Ragazzi, praticamente ha già accettato l'offerta l'Hamburgo, 8 milioni che penso siano decenti per Nicolai Müller, vuole 80.000 di stipendio, noi andiamo ad offrire qualcosina in meno e ci aggiorniamo se accetta il contratto. Ragazzi, il mercato entra nel vivo, si muove qualcosa nella dirigenza della Roma, primo acquisto ufficiale Nicolai Müller, seguito a fondo come vi ho fatto vedere, pagato solo 8 milioni, abbiamo un'ottima alla destra, anche all'occorrenza alla sinistra, veloce, molto rapida nei movimenti, quindi un bel peperino che ci portiamo nel nostro club. Müller ragazzi ve lo faccio vedere, un 77 di overall ma con caratteristiche soprattutto di velocità come vi avevo detto favolose, veramente un ottimo giocatore, può giocare sia esterno sinistro che esterno destro. Ragazzi, Diego Perotti è ricercatissimo, lo vuole anche l'Inter. A questo punto, avendo preso già un'ala d'attacco, io direi di provare a vendere Perotti per 25 milioni all'Inter. Certo, una diretta concorrente, però guadagnare per un 27enne queste cifre potrebbe essere ottimo per poter poi investire magari in qualche altro giovane o qualche altro ruolo o comunque provare a gestire quei soldi per organizzare meglio il mercato. Ragazzi, hanno accettato i 25 milioni per Perotti, magari direte è una cifra non molto alta, ok, però vorrei provare a monetizzare perché è una trattativa assurda in palio con dei dirigenti francesi, quindi provate a immaginare ragazzi, quindi vorrei provare a fare quel super colpo, quindi mi servirebbero i soldi. Qui nel frattempo ragazzi, Issa Diop, difensore centrale, ha accettato 9 milioni e mezzo per arrivare alla nostra Roma. Lo accettiamo ragazzi perché questo è un rinforzo ottimo, comunque sia in prospettiva che come giocatore già pronto, quindi ce lo portiamo a casa. Quindi i due ruoli che volevo assolutamente rinforzare, difensore centrale e ovviamente anche ala d'attacco, ci siamo. Poi vedete sale l'overall, quindi gli obiettivi stanno andando avanti molto bene a quanto pare, perché sicuramente Diop nella prospettiva obiettivo per migliorare il ruolo, lì che dicevano la media dei ruoli, è ottimo. Diop 76 di overall, caratteristiche interessantissime, vedete, alto 1,94, quindi veramente un ottimo giocatore, ce lo portiamo a casa insieme a Müller. Abbiamo un'altra trattativa in palio ragazzi, occhio. Ecco qui ragazzi la trattativa che vi dicevo, Thomas Lemar, che andrebbe a sostituire Perotti alla grande. Questo sarebbe il colpo per vendere le magliette, 28 milioni, me ne avevano chiesti 39-40, infatti vale quasi 40 milioni, a 28 milioni secondo me è un buon affare, l'unica cosa che a livello di contratto cerca un po' tanto, gli dobbiamo sicuramente dare quanto chiede perché sennò sono sicuro che non arriva, non è facilissima come trattativa, non abbiamo fondi, però ora modifico un po' il budget, vediamo anche se vendiamo Perotti e vediamo la situazione. Ecco qui ragazzi l'email che aspettavamo, abbiamo venduto Diego Perotti, quindi altri 21 milioni sono stati aggiunti al nostro budget, quindi assalto totale per Lemar, andiamo ad offrire il contratto assolutamente, qui ci serve assolutamente un'ala di attacco come lui e questo è veramente un super colpo se riusciamo a portarcelo a casa. Nel frattempo sono arrivati i rapporti degli osservatori ragazzi, e qui ce l'andiamo a vedere, allora vediamo un po' quale conviene di più, questo Giovanni Santoro sicuramente possiamo portarlo nel nostro vivaio,
Anche questo Antonio Bruno non è affatto male. Gli altri non li vedo ancora prontissimi. Magari questo Simone Fontana, va, ingaggiamolo. Gli altri non li vedo proprio pronti. È arrivato anche l'altro rapporto osservatori, ragazzi, dal Belgio. Qui sinceramente non mi piace nessuno, li ho già visti un po', non mi entusiasma nessuno, però per il momento quei giocatori possono essere ottimi. Qui 5 settimane di stop per Szczęsny, purtroppo, però dovrebbe recuperare per l'inizio del campionato. Qui ovviamente mi faccio gli allenamenti. Ragazzi, sale Paredes, diventa un 78, quindi crescita esponenziale per questo grande, grande centrocampista. Ecco qui ragazzi, offerta accettata, benissimo. Ci portiamo a casa il nostro Lemar, abbiamo ancora 14 milioni circa da spendere sul mercato e vedremo come intervenire. Ve lo faccio vedere ragazzi nella rosa attiva. Lemar è un 80 di overall, per quello vi dicevo, acquisto sensazionale. 85 di accelerazione, 83 agilità, 84 equilibrio. Questo ragazzi è un fenomeno, piede sinistro, può fare sia le D sia le S, pure il COC. È un po' bassino, 1,70, questo è un jolly ragazzi da coltivare assolutamente, che ci portiamo nel nostro club. Ragazzi, voglio comunque aiutarvi a vedere la crescita degli obiettivi. Allora, crescita giovane abbiamo 3 leggibili e quindi siamo a posto. 1 su 2 completato, ingaggio almeno 2 giocatori con meno di 20 anni con un potenziale superiore a quella cosa lì, e parliamo principalmente di difensori centrali. La fama del brand sta crescendo, 20%, speriamo di concludere tutto. Le finanze 26%, questa però non ci interessa, vi ho detto entro 2 stagioni, vabbè, queste qui dobbiamo giocare e idem qui. Quindi vi ho fatto un aggiornamento sugli obiettivi. Ragazzi, nel frattempo c'è la partita con l'Udinese che sicuramente ci andiamo a simulare. Vabbè, lì sostituisce il portiere e mette Ellison. Ci andiamo a simulare e vediamo come va. Speriamo di vincere per partire bene. Ok, 2-2 alla grande. Io non le vinco mai simulando le prime partite, ragazzi, di campionato. Non so perché. Qui, ragazzi, sale la valutazione allenatore. Questa perché? Perché, ragazzi, ci hanno accettato una bella trattativa. Però cresce per un altro motivo che vi faccio vedere dopo. Qui ragazzi voglio provare a prendere Diakabi sempre per l'obiettivo dei difensori centrali lì della crescita e della media. Qui vado ad offrire quanto mi chiede questo Diakabi ragazzi del Lione, lo pago poco ma può rendere veramente tanto. Certo, questo sarebbe un po' più in prospettiva, non utilissimo per la nostra serie ma utile per gli obiettivi. Quindi ragazzi ora vi faccio vedere perché abbiamo un overall così alto, perché se andiamo negli obiettivi, che ve li faccio ovviamente vedere, qui siamo saliti, vedete dove? Siamo saliti nella fama del brand e vabbè, nelle finanze che non ci interessa, ma soprattutto ragazzi in maniera generale. Vedete, stanno crescendo tutti gli obiettivi e ovviamente la dirigenza ci premia, diciamo. Arrivano altre mail importanti ragazzi, giocatore ristabilito, Szczęsny, ve l'avevo detto che alla fine poteva saltare massimo una partita. Accetta Diakabi ragazzi, grandissimo acquisto secondo me, abbiamo ancora budget lì, vedete? Perché sono arrivati anche i soldi dalle magliette e tutto il resto, però me li vorrei gestire pure per il mercato di gennaio, perché come vi ho detto questa serie verte su due situazioni. Ovviamente se vediamo che a gennaio siamo messi male o per qualche infortunio o per una situazione non ottima nelle competizioni, parlo di campionato, Champions League, Coppa Italia e via dicendo, interveniamo sul mercato diversamente. Quindi un po' di budget logicamente dobbiamo tenerlo. Nel frattempo qui ce lo portiamo a casa di HB e speriamo che l'obiettivo lì che dovevamo fare sia... ecco qui, perfetto, siamo davvero entusiasti dei progressi compiuti dal nostro settore giovanile. Perfetto, ingaggia un futuro campione. Quindi andiamo a vedere ragazzi gli obiettivi qui, perché alla fine la serie verte lì per vedere poi in futuro che cosa fare. Quindi andiamo a vedere, ecco qui, perfetto. Quindi avevo visto bene, abbiamo ingaggiato almeno 2 giocatori. Questo obiettivo l'abbiamo fatto, che non era assolutamente semplice. Ora vado a prendere un giocatore eleggibile lì dei 3 dalla primavera, perché ragazzi poi dobbiamo fargli giocare queste 5 partite. Lo metterò e poi lo toglierò nelle simulazioni ovviamente. Quindi andiamo nello staff primavera. No, aspettate ragazzi, nel vivaio, scusate. Allora andiamo qui e ci dobbiamo eleggere un giocatore. Io mi eleggerei questo Simone Fontana. Offri contratto, andiamogli ad offrire il contratto, 2 anni, 500 euro. Mettiamogli giocatore sporadico e andiamo a fare la nostra offerta. Ragazzi, Simone Fontana accetta il contratto, quindi questo sarà il giocatore che dobbiamo mettere in campo per almeno 5 partite.
Quindi ragazzi lo metto già in campo questo Fontana e gli faccio già giocare la partita col Cagliari, così mancano 4 partite e abbiamo in teoria finito quell'obiettivo. Vediamo che succede col Cagliari, simulare fuori casa è difficile, ma vediamo 2-2 anche qui, quindi partiamo con un doppio pareggio, un doppio 2-2 e quindi qui facciamo gli allenamenti, arrivano le ultime ore di mercato. Vi dico già che a meno che non arrivino offerte non ci saranno fuochi d'artificio, qui intanto sale Emerson. Principalmente vi spiego questi fuochi d'artificio perché non arriveranno, perché comunque ci serve budget per gennaio, ve l'ho già detto, perché dobbiamo gestire bene la situazione. Quindi queste 10 ore di mercato le lasciamo scorrere, i nostri obiettivi, i nostri acquisti li abbiamo fatti e teniamo il budget. Ecco qui un'offerta di trasferimento per Fazio, ragazzi. Allora, sapete che vi dico? Facciamo una controfferta. Se accettano i 20 milioni per Fazio possiamo darlo, dato che abbiamo accettato l'offerta, o meglio, abbiamo acquistato 2 giocatori giovani. In teoria possiamo mettere Rudiger lì e guadagnare soldi per il mercato di gennaio. Ora vediamo se accettano questa controfferta e ci regoliamo di conseguenza. Vediamo un po', offerte di mercato, il West Ham, 19 milioni. Allora ragazzi, diamolo per 19 milioni, così abbiamo budget. Tanto mettiamo Rudiger, alla fine Fazio 29 anni ci sta, ok. Manolas lo rifiuto assolutamente, qui non ci sono storie. E Paredes idem, perché sono giocatori che vorrei assolutamente tenere in squadra. Quindi ragazzi, ora mi vado a mettere, come vi dicevo, mi vado a mettere Rudiger come centrale qui difensivo. Szczęsny sta riprendendo l'infortunio. Metto Rudiger e poi abbiamo anche Vermaelen nel caso, e abbiamo i nostri giocatori che siamo andati a comprare, di Akabi e di Hop, qualora dovessero servire. Nel frattempo vi ricordo che Fontana mi serve per gli obiettivi. Allora, avanziamo un po' in queste ultime ore di mercato per vedere la situazione, offerte, cose così. Ok, West Ham acquista Federico Fazio, quindi abbiamo più budget per gennaio. Gennaio comunque, come al solito, ci divertiamo come adesso. Giocatore venduto alla grande. Ora ragazzi, faccio passare le ore di mercato e poi simulerò altre 4 partite per vedere se centriamo l'obiettivo della primavera. E poi vabbè, ovviamente chiuderemo l'episodio. Ragazzi, sto simulando le partite che vi dicevo: Sampdoria, PSG in Champions League, Fiorentina e Crotone, così vediamo se raggiungiamo l'obiettivo di Fontana. Ragazzi, gli ho fatto giocare le partite, sinceramente non so perché non mi conta le partite giocate. Ditemi magari voi nei commenti cosa ne pensate, perché è importante questo obiettivo, perché sennò perdiamo la possibilità poi di scegliere una nuova squadra in una nuova carriera. Dobbiamo continuare in questa stagione, in questa carriera, al prossimo anno con un'altra squadra. Quindi fatemi sapere come fare per questo obiettivo. Qui la fama del brand, ragazzi, sta crescendo bene, speriamo di finirla entro fine stagione. E le finanze queste qui non ci interessano, per il resto siamo alla fine abbastanza in corsa. Non è semplicissimo superare tutte le nostre competizioni, fare quello che ci chiedono, non è assolutamente facile. Qui vabbè, Paredes infortunato per 7 giorni. Quindi ragazzi, direi che questo episodio lo posso chiudere qui. Mi raccomando, ditemi per quell'obiettivo come fare, se sapete un po' la situazione, perché Fontana, oh, ok, si è anche infortunato, però vi giuro che le 5 partite le ha fatte, non so per quale motivo non raggiunge l'obiettivo. Fatemi capire voi meglio se sapete qualcosa, partecipate a questa carriera giramondo con me. Quindi ragazzi, mi raccomando, tanti mi piace, vorrei superare i 200 mi piace ogni volta. Ve li chiedo perché mi aiutate a crescere alla fine. Quindi poi iscrivetevi anche al canale, mi raccomando, e non perdetevi prossimamente, nei prossimi giorni, la parte 2 del mercato di gennaio e ovviamente per vedere tutta la situazione. Quindi ragazzi, un saluto da Ricky PZ e noi ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao ragazzi!